Ciao ragazzi, in questo video parleremo di disequazioni logaritmiche. Le disequazioni logaritmiche sono delle disequazioni in cui l'incognita compare nell'argomento di un logaritmo. In particolare guarderemo le disequazioni logaritmiche che possono essere scritte in questa forma: logaritmo in base a di f di x, cioè una qualche quantità che contiene x al suo interno, minore del logaritmo in base a di g di x. Allora, per affrontare una disequazione logaritmica bisogna tenere presente due cose almeno. La prima è che un logaritmo è definito quando faccio il logaritmo di una quantità positiva. Quindi la prima cosa da andare a verificare, sarà di trovare le condizioni per cui la quantità nell'argomento del logaritmo è positiva, ovvero porre le cosiddette condizioni di esistenza, prendendo gli argomenti dei logaritmi e ponendoli maggiori di zero, quindi risolvendo un sistema di disequazioni o una sola disequazione se c'è soltanto un logaritmo nella disequazione e risolvere il sistema che viene fuori. Poi, contrariamente alle equazioni logaritmiche in cui potevamo semplicemente fare il passaggio agli argomenti, se non avete visto il video sulle equazioni logaritmiche lo metto in descrizione così potete vedere come si risolvono. Nelle equazioni cosa facevamo? Piccolo ripasso. Uno aveva logaritmo in base a di f di x uguale logaritmo in base a di g di x e trovate le condizioni di esistenza, si faceva il cosiddetto passaggio agli argomenti, cioè imponevamo l'uguaglianza tra gli argomenti. Allora, nelle disequazioni il discorso è leggermente più delicato ed è legato un po' a quello che succede con le disequazioni esponenziali, di cui metto il link in descrizione, perché la cosa che succede è molto simile. Allora, per il passaggio agli argomenti, nelle disequazioni dobbiamo distinguere due casi, che sono i soliti casi quando si lavora con esponenziali e logaritmi, per a maggiore di 1 e per a minore di 1 e maggiore di 0. Vi ricordo, se andate a vedere il video sulla funzione logaritmica, che vi metto in descrizione, in questo caso la funzione logaritmica è una funzione crescente. Funzione logaritmica è crescente, mentre in questo caso è decrescente. Decrescente. Che cosa vuol dire? Che quando io ho il logaritmo in base a di f di x minore del logaritmo in base a di g di x, vi ricordo che f di x e g di x sarebbero due quantità che contengono la x al loro interno. Allora, in questo caso posso passare tranquillamente agli argomenti mantenendo il verso della disuguaglianza. Perché? Perché il logaritmo è una funzione crescente, quindi cosa vuol dire? Che se il logaritmo di f di x è più piccolo di g di x, vuol dire che in partenza f di x era più piccolo di g di x e questo proprio perché il logaritmo è crescente in questo caso. Nel caso in cui la base invece sia decrescente, allora dobbiamo fare il contrario, cioè se io ho che il logaritmo in base a di x è più piccolo del logaritmo in base a di g di x, dove a adesso è compreso fra 0 ed 1, allora in questo caso la funzione è decrescente, quindi se il logaritmo di f di x è più piccolo del logaritmo di g di x, vuol dire che in partenza in realtà f di x era più grande di g di x. Quindi questa è l'unica, diciamo, differenza a cui fare attenzione quando si fanno disequazioni logaritmiche invece che equazioni logaritmiche. Adesso andiamo a vedere un esempio per come trattare le condizioni di esistenza, questi due casi, questo diciamo dipende dalla base che c'è nell'esercizio. Consideriamo allora questo esercizio per farvi vedere come funzionano le disequazioni logaritmiche. Allora, logaritmo in base 3 di x più logaritmo in base 3 di x meno 8 maggiore o uguale a 2. Allora, questa è una disequazione logaritmica, in quanto la x compare nell'argomento dei logaritmi, e abbiamo logaritmi in base 3.
E poi c'è il 2 al secondo membro. Allora, la prima cosa da fare, come sempre, sono le condizioni di esistenza. Quindi si devono prendere gli argomenti dei logaritmi che compaiono nell'esercizio e porli maggiore di 0 per trovare sotto quali condizioni queste espressioni hanno senso. Quindi x maggiore di 0, x meno 8 maggiore di 0. Allora, per le equazioni logaritmiche risolvevamo direttamente il sistema. Io adesso lo lascio un attimo così, vi sarà chiaro fra poco perché, e vedrete alla fine che possiamo risolverlo tutto insieme in una volta sola. Allora, supponiamo che io continuo i conti e arrivo a scoprire quali sono le condizioni di esistenza. Quindi, posto che queste condizioni di esistenza sono verificate, quindi possiamo scrivere sotto le condizioni di esistenza, allora posso cominciare a manipolare questa espressione. Allora, al primo membro posso applicare una delle proprietà dei logaritmi, che è appunto quella che dice che se ho la somma di due logaritmi, la posso trasformare nel logaritmo del prodotto delle due quantità, quindi logaritmo di x per x meno 8 maggiore o uguale. Ora, il 2 non lo posso esprimere facilmente come logaritmo in base 3 di qualcosa, a meno che non mi ricordo che il trucchetto è sempre quello, scrivere il logaritmo in base 3 di 3 elevato a 2, perché in questo modo, per le proprietà fondamentali dei logaritmi, questa espressione diventa direttamente 2. Perché? Perché 2 è l'esponente da dare a 3 per ottenere 3 elevato a 2. Quindi qualsiasi numero, in realtà posso sempre giocare in modo tale da scriverlo come il logaritmo in una base a piacere. Basta scrivere logaritmo in una certa base, di quella base elevato al numero che voglio io. Quindi, a questo punto, vedete, sono esattamente nel caso del caso generale, in cui ho appunto logaritmo di f di x, in questo caso è maggiore, ma poco importa, il logaritmo di g di x, e in questo caso in base 3, quindi la base con base maggiore di 1. Quindi quando ho base maggiore di 1, la disuguaglianza passando agli argomenti rimane nello stesso verso. Quindi passando agli argomenti, cosa ottengo? Ottengo il primo argomento maggiore o uguale del secondo argomento, che è 3 al quadrato, ovvero 9. Bene, ok. Quindi, vedete, adesso cosa ho? Che sotto le condizioni di esistenza devo risolvere questa disequazione e poi dovrei paragonare le soluzioni di questa disequazione con le condizioni di esistenza. Ma allora posso fare questo tutto in una volta, cioè prendendo un sistema in cui le prime disequazioni sono le condizioni di esistenza, quindi x maggiore di 0, x meno 8 maggiore di 0. Quindi queste sono le condizioni di esistenza. E l'ultima disequazione è quella che ottengo passando agli argomenti. Quindi x per x meno 8 maggiore o uguale a 9. Quindi vedete, in questo modo, invece di risolvere prima il sistema con quelle due disequazioni, che per carità in questo caso è molto semplice, e poi paragonare con le soluzioni della disequazione, posso fare tutto in una volta, perché tanto paragonare le soluzioni di due disequazioni significa metterle a sistema. Quindi faccio direttamente un sistema con tutte le disequazioni che devo risolvere e così faccio tutto in una volta sola. Allora, le prime due disequazioni sono semplici, sono x maggiore di 0, x maggiore di 8. La terza diventa x quadro meno 8x meno 9 maggiore o uguale a 0. Allora, questa la risolviamo a parte, che è una disequazione di secondo grado. Quindi per risolvere questa disequazione dobbiamo prima vedere se ammette soluzioni,
dobbiamo calcolare il delta, che sarebbe meno, sarebbe b al quadrato meno 4 per a per c che è meno 9, quindi 64 più 36 sarebbe 100. Quindi il delta è positivo, quindi ammette due soluzioni reali, l'equazione associata. Troviamo queste due soluzioni, sono x uguale meno b più meno radice di delta su 2a. Quindi 8 più o meno 10 su 2. Quindi 8 meno 10 meno 2 diviso 2 meno 1, 18 diviso 2, 9. Quindi siccome questa disequazione di secondo grado, x quadro meno 8x meno 9, ha coefficiente del termine di secondo grado positivo, la disequazione è un maggiore uguale, il delta è maggiore uguale e il delta è maggiore di 0, significa che è verificata per valori esterni alle soluzioni trovate. Quindi x minore di meno 1 oppure x maggiore di 9. Quindi il sistema di disequazioni diventa x maggiore di 0, x maggiore di 8 e poi x minore di meno 1 oppure x maggiore di 9. Ora andiamo a rappresentare queste disequazioni in una griglia. E dobbiamo vedere dove sono verificate tutte insieme. Scriviamo i numeri che abbiamo trovato, quindi meno 1, in ordine ovviamente, 8 e 9. Quindi la prima disequazione dice x maggiore di 0, quindi linea continua dopo 0 tratteggiata prima. La seconda disequazione dice x maggiore di 8 è tratteggiata prima. E la terza invece dice x minore o uguale, dimenticato l'uguale, perché nella disequazione di partenza c'era l'uguale, quindi x minore o uguale a 1, pallino pieno, o maggiore o uguale a 9, mentre per le altre, sia in 0 che nell'8, andava messo un pallino vuoto, perché 0 e 8 non erano inclusi. Questo è un sistema di disequazioni, quindi dobbiamo andare a trovare dove sono verificate tutte contemporaneamente, ovvero dove le linee sono tutte continue, e questo accade soltanto dopo 9, perché prima di 9 ce n'è sempre almeno una che è tratteggiata, e il 9 è incluso perché c'è il pallino pieno che indica che il 9 è incluso, quindi la soluzione di questo sistema è x maggiore o uguale a 9. Quindi vedete, in un colpo solo io metto insieme le condizioni di esistenza e la disequazione che devo risolvere e risolvo direttamente un solo sistema di disequazioni. Bene, ragazzi, l'esercizio è completato. La teoria, abbiamo parlato anche della teoria, quindi se questo video vi è servito e vi è piaciuta la spiegazione ed è stata chiara, mettete mi piace. Iscrivetevi al canale e se avete altri commenti, domande, curiosità sulle disequazioni logaritmiche, allora scrivete nella sezione dei commenti e sicuramente vi risponderò al più presto possibile. Come sempre, buona matematica a tutti.